cominceremo a parlare di questi famosi cereali. In realtà abbiamo cominciato a studiare questa cosa perché è uno dei gruppi alimentari principali, ma poi abbiamo scoperto tante cose. Allora, in realtà io vi faccio un minimo di presentazione a ritroso di cosa abbiamo scoperto in precedenza. E per partire dall'origine partiamo dalle glaciazioni. Come vedete, la Terra, il nostro pianeta, in realtà ha avuto degli sbalzi di temperatura assolutamente tutti per i cavoli suoi, senza le industrie, senza la mano dell'uomo, che fa tanti pasticci, ma su questo non è riuscito ad avere dei grandi risvolti, per cui tutta questa cosa che dicono il surriscaldamento del pianeta, a parte che qua dice che la temperatura va giù e io quest'estate di tanto surriscaldamento non ne ho sentito, ma era per farvi vedere che in realtà la storia del nostro pianeta va abbastanza tranquillamente per la sua strada senza la mano dell'uomo. Questo però ha determinato delle alterazioni della popolazione che sono aumentate e diminuite varie volte. Ed in particolare, originariamente, in base alla temperatura, effettivamente la popolazione è variata in base alla, diciamo, disponibilità alimentare. Per cui, per andare appunto molto velocemente, all'inizio il genere umano era vegetariano, quindi erano dei raccoglitori nomadi. Successivamente, con il raffreddamento, vedi, questa è la temperatura, ok? Questa è la curva della temperatura, per cui qua era abbastanza caldo, c'erano le foreste tropicali, c'erano le gemme e c'erano tutta la parte vegetale e rigogliosa, i frutti, le radici da raccogliere. Successivamente la temperatura si è ridotta, sono comparsi però i grandi animali, per cui l'uomo, non solo più vegetariano, ha continuato a raccogliere quello che trovava, è diventato cacciatore, ma sempre nomade. Per cui c'erano questi grandi animali, come diceva ieri Beppe, se tu ammazzavi il mammut, poi per 4 mesi mangiava tutta la tribù, ce ne stavi bello tranquillo e non dovevi correre per la prateria. Piano piano però successivamente la temperatura si è rialzata, ripeto, per motivi geologici, astrofisici e quant'altro, su cui noi non abbiamo delle grosse capacità di modulare, di intervenire. Con la ricomparsa di una temperatura un pochino più elevata, anche se non è arrivata fino là, e piano piano la popolazione però con il tempo ha cominciato a migliorare, le sicuramente epidemie e tutte queste alterazioni alimentari di cui vi ho raccontato hanno fatto sì di avere ancora dei picchi, ma i picchi sono stati molto più lievi e hanno fatto che dal 1400, con il miglioramento lento, perché vedete che sono partite dalle glaciazioni, siamo nel 1450, con il miglioramento delle condizioni di vita, con appunto l'agricoltura, e quello che è importante di tutta questa foto è che da questo punto in qua, quando la temperatura è riaumentata, quindi i grossi animali sono diminuiti, e sono diminuiti in numero e sono diminuiti in taglia, per cui la disponibilità di carne è diventata sempre minore, compatibilmente col fatto che invece la popolazione è riaumentata, perché gli agricoltori, perché dai cacciatori nomadi sono diventati stanziali. Quindi la popolazione ha cominciato a fermarsi nelle città, dove poi inizialmente c'erano le epidemie, d'accordo, piano piano le condizioni sono migliorate e quindi vediamo un picco della popolazione, questo è solo in Europa, e tenete conto che l'Europa, il Mediterraneo e questo bacino qua era quella che allora era la più popolata, quindi ci dà un indice comunque della popolazione mondiale. Poi dal 1492, appunto, sono andati anche negli Stati Uniti,
dove però noi sappiamo benissimo che di popolazione ce n'era già, diciamo la scoperta dell'America, sì, noi l'abbiamo scoperta l'America, ma non è che non ci fosse la popolazione, sicuramente gli indiani, mia nonna era già là. Quindi in generale questo ci dà un indice di quanto è aumentata la popolazione e vedete che nel giro poi alla fine dalle glaciazioni fino qua la popolazione comunque è sempre stata abbastanza bassa, ha avuto alcuni picchi, ma in generale la popolazione non è aumentata di tanto. Solo dal 1400, quindi diciamo neanche nell'ultimo mille anni, perché non ci siamo ancora, ha avuto questo picco. In realtà quello che era, che noi chiamiamo la dieta mediterranea, ma la dieta quindi naturale, quello che veniva spontaneamente nelle foreste, nei fiumi, nei campi, il vino è venuto un po' dopo, e la lavorazione minima degli alimenti in realtà non era più sufficiente per tutta questa popolazione. Se io voglio mantenere attiva, voglio mantenere capace di lavorare e di creare e di fare delle cose questa popolazione, in realtà questa alimentazione, che è quella appunto spontanea, che veniva sul globo terrestre, dalla foresta alla savana a quello che era, non era più sufficiente. Per cui già dall'antichità, quindi già appunto da 5.000 anni fa, hanno dovuto inventarsi qualcosa, hanno dovuto cercare di produrre degli alimenti in grandi quantità, capaci di essere conservati per quello che era possibile conservarlo 5.000 anni fa, che però dava la possibilità di dar da mangiare a dei grossi numeri di popolazione. In realtà già da allora non hanno pensato alla qualità del cibo, alle vere capacità, e allora 5.000 anni fa sicuramente non si sapeva granché sulla capacità terapeutica dell'alimentazione. Si mangiava per la sopravvivenza, si mangiava perché comunque la gente doveva introdurre qualcosa per cercare di arrivare alla fine della giornata e comunque di lavorare. Cosa sono nate già allora? Io qua ho messo tre immagini tanto per avere un'idea di quello che queste popolazioni volevano. In Cina sono aumentati, dovevano costruire ad esempio la muraglia cinese, in America sono sbarcati e quindi avevano tutta questa popolazione che doveva sopravvivere, oltretutto in un continente inizialmente sconosciuto, ma poi sapete c'è stata la conquista dell'America, quindi delle grandi praterie eccetera, non è che questi andassero in giro per le foreste a cercarsi da mangiare, sicuramente nelle Americhe del Sud e poi successivamente anche nelle Americhe del Nord. Tutti i popoli americani sono sempre sopravvissuti sul mais. Allora, questi tre continenti più o meno, sapete che diciamo che questi sono i tre cereali, che poi peraltro il mais e il riso, io li ho messi tutti insieme, ma ho messo questa cornice sul frumento. Tenete conto che quello di cui noi in questa lezione abbiamo studiato specificatamente è il frumento, con tutte le sue caratteristiche. Quello che ci interessa di più e che differenzia dagli altri due è che il frumento ha il glutine, e quindi subito dopo vi faccio vedere qual è la differenza e quindi perché abbiamo deciso di studiare il cereale come frumento, perché mentre il mais e il riso sono degli importanti staple, si chiamano in inglese, cioè sono degli alimenti che ci permettono la sopravvivenza di un grande numero di popolazione, sono dei carboidrati ma non sono dei cereali. Quindi la differenza che veramente specifica, divide queste due classi, sono la presenza o meno del glutine.
Quindi dall'antichità noi abbiamo comunque, appunto, con l'agricoltura stanziale, con la, il fatto che la popolazione si è fermata nelle grandi praterie o ha conquistato dei nuovi continenti e quindi doveva crescere e doveva avere delle cose che sono poi i risultati dei semi che si conservassero già allora, quindi ben prima che noi avessimo la capacità di avere il frigorifero. Comunque questi sono tutti semi che si conservano in grandi quantità senza dei procedimenti particolari, ha fatto sì che queste tre carboidrati, perché poi alla fine vi farò vedere appena dopo, sono essenzialmente dei carboidrati, abbiano preso il sopravvento su tutto il resto invece di questa alimentazione che a noi piacerebbe di più, capace di prevenire le malattie che stanno diventando croniche, piuttosto che invece una monoalimentazione. Da questo punto in poi in realtà l'alimentazione è diventata monotona, è diventata sempre più carenziale, perché se tu mangi un solo alimento, allora era sicuramente molto più naturale, molto meno industrializzato, molto meno lavorato, ma comunque non ti dava la varietà e la capacità, appunto, sicuramente preventiva e poi terapeutica di tutta questa alimentazione naturale. Quindi già allora nei secoli si è sviluppata la schiavitù, e quindi appunto la schiavitù sia per la coltivazione dei cereali e poi le altre coltivazioni dei continenti, sia per dar da mangiare ugualmente a questa popolazione che invece appunto poi mi permetteva di costruire queste grandi opere che un solo re, un solo imperatore in questi grandi imperi che c'erano appunto nella storia volevano portare avanti e costruire. Ma che cosa è cambiato con la nostra società? Adesso siamo arrivati all'anno 2000. Se questi erano i veri, quelli che noi chiamiamo schiavitù classica, va bene. E che cosa è cambiato con la nostra schiavitù? Non è che ci sia tanta differenza. Noi pensiamo di essere liberi e di avere appunto 8 televisioni, 8 telefonini, 8 computer e tutto quello che volete. In realtà noi siamo veramente legati ormai ha tutta una serie di regole che sono state fatte dall'uomo e che non si è reso conto che però ci avrebbe legato e che ha imposto nuovamente una variazione dell'alimentazione ancora più costrittiva, ancora più monotona, perché altrimenti non ci sarebbe stata la possibilità di dar da mangiare a tutte queste persone. Questa è una valutazione, diciamo, di quelli che chiamano gli schiavi del terzo millennio. Vedete che ormai la popolazione è distribuita su tutti i continenti, più o meno legata, quindi più o meno, certo l'Africa sicuramente è un po' meno costretta rispetto a noi, ma dal punto di vista alimentare in realtà sta diventando sempre più difficile comunque trovare l'alimentazione naturale, ma hanno dovuto sempre più frequentemente passare a questa dieta che appunto chiamiamo dieta moderna, industriale, nuovamente ricca, però ve l'abbiamo già detto in tanti modi, di carboidrati, di zuccheri e di questi appunto cereali, quindi le monarchie dei cereali, io vi ho detto sì, dall'antichità ad adesso, nel senso che continuano a essere gli staple, che sono appunto questa possibilità di dar da mangiare a basso prezzo, mantenendo una popolazione molto ampia a cui effettivamente dai da mangiare, non è che la nutri e la mantieni sana. In più
ci sono state queste proiezioni, appunto per tutto questo motivo qua, ultimamente effettivamente sono state fatte delle proiezioni della popolazione, noi siamo più o meno qua, questo qua è l'anno 2014, e hanno fatto queste proiezioni iniziali in cui si diceva che appunto la il continente europeo, cioè quello più vecchio, in realtà la popolazione si pensa rimarrà standard. Forse vi faccio vedere, questa è ancora più chiara. Questi sono i continenti. I pallini rappresentano la popolazione attuale, quindi in realtà la popolazione attuale è essenzialmente distribuita in tutta l'Asia, l'Asia del Nord e l'Asia del Sud, quindi in particolare la Cina e l'India, è distribuita in parte nelle Americhe del Nord e del Sud, e l'Europa invece ha una popolazione che appunto è abbastanza standard. I colori, dal verde, qua c'è scritto, però ve lo spiego, dal verde al rosso, ti danno l'indice dell'entità di crescita. Allora, il colore verde, e vedete che è l'Europa, la vecchia Europa, la Scandinavia, sono le popolazioni che sono più stabili. E se guardate la curva qua sotto, la previsione è che è aumentata la popolazione europea in generale, è aumentata fino qua, ma vedete che la popolazione verde è quella che va a rimanere sempre più stabile e anzi tenderà a diminuire, perché la crescita demografica di questo tipo di società, quindi sapete qual è quella che noi chiamiamo società civile, non lo so, cioè la società industrializzata europea moderna, è quella che secondo le previsioni moderne, poi magari sarà tutto diverso, ma le previsioni attuali sono che sarà stabile, se non andrà a diminuire. Mentre le popolazioni asiatiche, sud e nord, e le popolazioni centrali avranno, dal giallo verso l'arancione, un aumento lieve, avrà ancora un aumento e poi si stabilizzerà. In realtà quello che invece in prospettiva si pensi aumenterà sarà la popolazione africana. Vedete, dall'arancione è diventato sempre arancione più scuro, e la popolazione di questi paesi rossi sono quelli in cui ci si aspetta un aumento demografico, quindi in percentuale un aumento della popolazione molto più rapido, e quindi vedete che la riga rossa, che è quella che rappresenta l'Africa, avrà un'impennata, e la, sempre la proiezione, sono tutte idee in base a quello che è la nostra società, la nostra economia, eccetera, vedete che l'idea e la prospettiva che noi abbiamo è che la popolazione africana aumenterà esponenzialmente, e quindi la popolazione totale arriverà a 10 miliardi. Noi siamo già a 7-8 miliardi, perché appunto noi sappiamo che ci sono miliardi qua e miliardi qua. In realtà piano piano arriveremo a 10-11 miliardi. C'è un altro problema, la novità è questa. Questa proiezione che abbiamo pubblicato sul mio libro, chi di voi ha letto il mio libro, c'è questa immagine, forse se la ricorda, la previsione rossa era abbastanza di una crescita, ma che arrivava sui 10 miliardi soltanto alla fine del secolo. Invece, se vedi quella dopo, questa è stata pubblicata 15 giorni fa. Quello che ha preoccupato a livello mondiale è questa storia. La vecchia proiezione della crescita africana era questa linea, iniziale. La vedete? Invece attualmente i demografi prevedono questa curva dell'Africa, e quindi vedete che l'Asia è cresciuta in passato, ma le grosse, tenete conto che in questo momento la Polinesia cresce, il PIL della Polinesia cresce il 7% l'anno, la quindi Corea del Sud è un gigante industriale, crescerà fino è il 14° popolo del mondo, quindi Corea del Sud e Polinesia e i paesi ricchi, quelle che chiamano le tigri dell'economia, stanno andando giù, vedete, sono diventate le ricche tedesche, no? Sono le tedesche del BMW in Corea, adesso ci sono i ricchi e non fanno figli.
Quello che invece preoccupa il mondo e ci ricatteranno psicologicamente, ci romperanno le scatole, eccetera, è questa, perché lì dentro c'è la Nigeria, il Congo belga, paesi che la parola democrazia non sanno che cosa significa. Quindi se noi in prospettiva appunto facciamo una distribuzione, cerchiamo di analizzare quale sarà la distribuzione della popolazione, l'Africa sarà piena di giovani appunto con un'età riproduttiva, sapete già adesso che l'età riproduttiva dei giovani africani, uno si riproducono e due l'età riproduttiva è sempre più bassa, per cui già adesso l'Africa è sproporzionata, nel senso che ha tanti giovani, ha un po' di lavoratori, ma in realtà di vecchi in Africa non ce ne sono, e questa dovrebbe essere magari con una base un po' più ridotta, un po' più moderata questa base, teoricamente questa è quella che è stata la piramide che rappresenta l'evoluzione della popolazione, diciamo, naturale. Ci sono tanti giovani, una volta morivano il 50% addirittura di mortalità, morivano per epidemie, per le condizioni di vita, per la malnutrizione, eccetera. Rimanevano le persone più resistenti, che avevano un periodo in cui lavoravano e poi dopo si ritiravano, ma erano quelli che si chiamavano i saggi della popolazione africana. In realtà in tutte le popolazioni intermedie, quelle che vi ho fatto di vedere, gialle e arancioni, attualmente ed in particolare l'Europa ha una distribuzione attuale che è molto simile invece a questa, in cui la base si è ridotta, in cui ci sono sempre meno neonati e quindi appunto la rapidità della crescita demografica sta nettamente rallentando. Ci sono per il momento ancora una grossa quantità di persone capaci di lavorare, in grado di produrre per mantenere i pensionati e i grandi vecchi, quelli che appunto sono andati in pensione e che nelle nostre società devono essere comunque mantenuti dal punto di vista economico, nutrizionale, proprio delle badanti, devono essere controllati dalla popolazione lavorativa. Purtroppo quello che si prospette, che è già in parte avvenuto in Scandinavia, è che invece queste popolazioni che diventano sempre più vecchie hanno una crescita demografica bassissima, se non appunto in regressione, in cui ci saranno sempre meno lavoratori e invece è diventato un tetto, invece di essere una piramide, un fungo, in cui avremo una enorme quantità di questa popolazione che dovrà essere controllata, badata, sovvenzionata, nutrita, tutto quello che volete, da questa poca invece, dal gambo del fungo, e diventerà sempre più difficile. Cosa ha fatto l'industria alimentare? Cosa ha fatto in particolare per mantenere questo tipo di popolazione? Non è potuta tornare alla vera dieta mediterranea, nel senso della dieta naturale, ma ha cominciato purtroppo a contraffare sempre di più gli alimenti. Allora, come vi ho già detto prima, con la produzione industriale ha prodotto ed è andata verso la monocultura, quindi cereali, è andata verso la trasformazione di questi alimenti per la conservazione, lo stoccaggio per anni, attualmente anche per il trasporto, per cui vengono poi con la globalizzazione i cereali vengono prodotti in determinati posti e trasportati per migliaia di altri, ma per milioni di altre popolazioni in altri continenti. Ultimamente hanno fatto l'OGM proprio per questo motivo qua, per ottenere ancora un incremento, oltre a tutto quello che hanno già fatto, per migliorare la produzione e la conservazione.
e come dicevamo già ieri e vi farò vedere successivamente, hanno veramente alterato la composizione. Vi abbiamo già spiegato ieri che ormai noi parliamo del prosciutto, della maionese e del salame, che non è più quello che dovrebbe essere. Per il mantenimento di questa enorme quantità di popolazione hanno dovuto trovare dei trucchi, hanno dovuto trovare dei modi per cercare di mantenere questi 10 miliardi. Quindi in realtà questa foto che appunto Beppe mette dappertutto, io gli ho messo tanti punti interrogativi, perché the times they are changing, ma non sono sicura che andiamo tanto meglio di quello che dovremmo essere, perché appunto quello che ha appena detto Beppe è che con questa storia della popolazione, dei governi, della politica, dell'economia, dei soldi, tutto quello che volete, abbiamo appunto legittimato la produzione degli OGM. Ricordatevi che il frumento non è OGM, non esiste quell'OGM, ma semplicemente perché nei 5.000 anni di cui vi ho fatto vedere prima l'hanno ibridato talmente tanto, è una pianta che mettendo le varie specie vicine in realtà si mescola da sola, quindi non è OGM semplicemente perché non l'hanno fatto in laboratorio, non hanno preso il DNA, l'hanno ficcato insieme, ma l'hanno ibridato talmente tanto che tanto vi faremo vedere appunto dopo, noi non mangiamo più il grano di una volta, ma mangiamo delle specie che sono altamente state comunque condizionate dall'uomo. Quindi attualmente appunto avremo nei cibi contraffatti ci saranno mais, frumento, ricordatevi il glutine, il riso e le altre farine che stanno diventando moderne proprio perché hanno fatto l'OGM sono le patate, la soia e i legumi, di cui questi due ce li venderanno come proteine, perché visto che una volta mangiavano solo carboidrati ed erano un po' stupidi e mi sono dimenticata di mettere la foto della statura, comunque diminuiva, adesso ci raccontano, ma però noi vi diamo anche le proteine. Certo, dove non ci dovrebbero essere le proteine, ci mettono le proteine OGM. Così appunto le patologie continueranno e aumenteranno. Le altre proteine ce le raccontano in questo modo qua. Io ti do il latte a tutto il mondo, ce l'abbiamo sempre con la mucca, produciamo questo formaggio che se leggete le etichette di questi, il formaggio filante per la pizza, leggete cosa c'è scritto sull'etichetta, se secondo voi quella roba è un formaggio. Le uova, l'abbiamo già detto tante volte, se tu ti compri l'uovo con il 4, col davanti il 4, che sono questi polli, non è un uovo. Quindi le altre proteine sono state taroccate in questo modo qua e sapete che anche questi animali sono diventati OGM. Dalla appunto produzione diciamo quasi naturale, questa qua poverina si faceva un tombino così per riuscire a produrre dalla spiga, appunto dalla spiga originale, la farina, abbiamo trasformato tutte queste lavorazioni che vi faccio vedere dopo per arrivare alla quantità invece che la qualità. Dove però abbiamo scelto, vi ho fatto vedere il perché, ma abbiamo scelto veramente la classe nutritiva che non ci serve a niente, che è pure quella sbagliata. Le case alimentari, industriali o prima gli imperi eccetera eccetera, hanno scelto i cereali, vi abbiamo fatto vedere perché sono riusciti a farli venire estesamente, perché li hanno ibridati, perché si conservano, perché sono grani. Ma che cosa ce ne facciamo noi dei cereali? Se noi guardiamo la costituzione del nostro organismo, in realtà di carboidrati ce n'è l'1%. Noi mangiamo quindi una tonnellata di carboidrati che oltretutto il nostro corpo deve trasformare in lipidi e proteine. Vi abbiamo fatto vedere ieri l'importanza di tutti questi, in particolare dei lipidi ieri, e la prossima volta facciamo le proteine. Sicuramente tutti i minerali li abbiamo persi perché i terreni in questo modo qua si sono impoveriti, e quindi noi oggi abbiamo effettivamente questa nuova patologia che è il sovrappeso, perché appunto se torniamo alla nostra demografia è vero che la popolazione è aumentata perché
le morti, quella viola sono le morti, quindi sono le condizioni di vita, e questo tipo di alimentazione ci ha permesso di ridurre la morte. E quindi per riflesso, non è che la popolazione sia aumentata, che ne muoiono di meno, e per riflesso in realtà quindi la popolazione riesce a mantenersi, ma in realtà abbiamo la demografia mondiale patologica, nel senso che l'obesità, vedete che si è diffusa, compatibilmente che l'obesità non è solo un problema di cibo e quindi di consumo di cibo di biologia di questo, ma è tutto quello che vi abbiamo appena raccontato della società, della politica, dell'industria e quant'altro. E quindi adesso, fine della politica, vi faccio vedere cosa sono veramente i cereali e le farine, che cosa ci danno da mangiare, che cosa ci propinano ancora tutti i giorni. Dopo che siamo passati dalle popolazioni mondiali, dalle cartine del globo e le glaciazioni, torniamo al mio bellissimo Chicco. In natura, ricordatevi questa parola, in natura il vero chicco di grano, e da adesso in poi parlo solo di grano, ok? Di frumento con il glutine. Quindi non riso, non mais, non farro, anchire, tutte queste robe qua, sapete che sono tutti grani, comunque sono tutti cereali, sono tutte varietà del grano. Quindi quello che ha il glutine, noi questa volta, questa lezione, oggi parliamo di grano col glutine. Dicevo, in natura ci avrebbero regalato questi chicchi, la produzione naturale sarebbe una composizione completa rappresentata dai tegumenti esterni, che noi chiamiamo crusca, che è ricca di tutte queste cose qua, che era ricca di tutte queste cose qua, l'endosperma, che è la parte, quella centrale, che in realtà è quella che ci regalano solo più oggi, che è l'amido e quindi la farina, perché è l'83%, se abbiamo detto che dobbiamo dar da mangiare a 11 miliardi di persone, noi ci dobbiamo tenere l'83% di questo chicco. E una piccola percentuale di germe di grano, che invece ha tutta questa costituzione, che anche questa vi farò vedere dopo, è stata buttata via, e vi spiegheremo il perché è stata buttata via. Quindi quello che in realtà noi chiamiamo cereale e quello che noi chiamiamo farine nel 2015, in realtà è questo. Noi abbiamo tolto tutto questo, e ci teniamo solo l'endosperma. E adesso, uno per uno di queste classi, vi farò vedere che cosa mi piace di questo endosperma e di quello che invece ci piacerebbe un po' meno e che giustifica appunto tutte le nostre malattie. Qua vi ho messo una tabella per farvi vedere quali sono le differenze, perché poi noi facciamo anche un bel pasticcio e facciamo di tutto un'erba un fascio. Noi abbiamo il grano duro e il grano tenero, e dopo vi farò vedere qual è la differenza. In realtà la grossa differenza fra il grano duro e il grano tenero è la quantità di glutine, ma visto che appunto dopo vi faccio vedere cosa hanno fatto col glutine, non è neanche più tanto vera questa cosa, la mantengono per quello, in base a quello che vogliono fare, per cui l'uso del grano duro che ha più glutine o l'uso del grano tenero che ne ha un po' meno, io direi che dovrebbe averne un po' meno, in realtà dipende da che cosa vuoi fare, da quale tipo di prodotto vuoi fare, ma invece a me interessa per quanto è ricco, quanto è rimasto all'interno di questa farina che noi usiamo. Vedete che l'abburratamento, non chiedetemi che, da dove diavolo viene questo termine tecnico, che vuol dire la quantità di prodotto che è rimasto dopo tutta la lavorazione industriale, dopo tutta la
alterazioni, io ci metterei già l'OGM, l'alterazione della coltivazione, la trasformazione appunto laboratoristica, i pesticidi, l'alterazione del suolo, la macinazione e quindi la trasformazione del chicco, del grano intero, in farina. Quindi tutto quello che rimane si chiama abburratamento, vuol dire che la farina integrale, dopo tutte le lavorazioni, comunque ci abbiamo già perso il 5%, perché a te rimane di quello che viene fuori dal campo, che appunto abbiamo già detto è già alterato, te ne rimane solo più il 95%. La semola, quella che si chiama semola semolato, che noi non usiamo quasi mai o che usiamo per delle cose molto particolari, è 85%. Purtroppo quello che noi usiamo più spesso è la farina di Manitoba, che è la tipo 00 di grano duro, però, qui sto parlando del grano duro, è la farina di Manitoba del grano duro, che è quella che però è abburrata al 50%. Quindi noi usiamo una farina che già a priori sappiamo che è povera al 50%, che mi sembra tanto il 50%. E di questo 50% cosa ci è rimasto? L'amido, solo amido. La stessa identica cosa vale per il grano tenero, che quindi ha tutte queste, sapete che ci sono molti più gradi di lavorazione del grano tenero, per cui la farina tipo 2 non la usiamo quasi mai, se non vai a farti il pane rustico in campagna a casa sua. A Torino è difficilissimo trovare questo pane, perché tenete conto che il calmiere, quello che sta, il pane bianco, come si chiama, il pane comune, è questo, è farina 00, grano tenero, farina 00, che appunto il mio panettiere dice che ci puoi fare i muri, perché assomiglia al calcestruzzo, perché è stata, si parte dal grano tenero, che è già quello più povero rispetto al grano duro, l'hanno abburrata al 50%, in realtà ti è rimasto un bel niente. Quindi poi da lì in poi devono addirittura aggiungere degli addensanti. Quindi quello che noi mangiamo alla fine, al 60% della nostra dieta, è amido. Ma che cos'è dal punto di vista nutrizionale l'amido? Zucchero, benzina pura, solo zucchero. Non va da nessuna altra parte, che a livello del fegato deve essere metabolizzato e, come vi ho fatto vedere prima, trasformato in qualche cos'altro, perché noi di questo zucchero non ce ne facciamo niente. Questa è la struttura appunto dell'amido, l'amilopectina, ha tutta questa struttura super raffinata, bellissima e complessa, ma alla fine i monomeri, e quindi la nostra flora batterica fa una fatica immane per smontare tutta questa roba qua, alla fine i monomeri sono semplicemente zucchero. Quindi alla fine noi mangiamo la pasta di grano duro, il pane di grano tenero, la farina integrale, la farina 00 e sempre zucchero. E io torno a questa sempre mia bellissima famosa foto, che mi piace tanto, perché se voi guardate come vengono assorbiti, ok? Questa è l'alimentazione, ma a me non interessa cosa sta qui in punta, perché abbiamo detto questo è quello che ci hanno taroccato, che viene trasformato e metabolizzato dai nostri batteri, che viene quindi digerito e assorbito a livello della nostra mucosa, semplicemente come acidi grassi, glucosio. Vedete che qua tutti i glucidi alimentari, chiamali come vuoi, zuccheri, rapido assorbimento, lento assorbimento, pasta, pane, tutto quello che vi piace, diventa semplicemente glucosio. Ma alla fine di questa cascata che cosa c'è qua sotto? Non c'è niente, perché lui non si trasforma in un bel cavolo di niente, perché noi non ce ne facciamo niente. Il nostro organismo deve trasformare il glucosio, tutto attraverso la glicolisi anaerobia, in acetilcoenzima A, e trasformarlo in qualcos'altro per
per immagazzinarlo, per metterlo da qualche parte, per far sì che questo venga utilizzato dal nostro organismo. Come lo trasforma? Essenzialmente in tutti a grassi, in particolare in colesterolo, quindi tutti gli acidi grassi e tutte le trasformazioni degli acidi grassi. In parte sono quelle che poi vanno a costituire le nostre famose membrane, ma successivamente sono quelle che vanno a determinare la formazione e quindi l'accumulo del colesterolo. Ve l'abbiamo già detto un sacco di volte che in realtà questi grassi vengono assorbiti, cioè a questo livello della mucosa, anche se qua ne mangi una tonnellata, vengono assorbiti al 10% e costituiscono appunto le nostre membrane, il nostro cervello, mentre questi vengono assorbiti al 100%. Quindi il nostro organismo si ritrova con questo acetilcoenzima A tonnellate, non sa cosa diavolo farsene, perché l'acetilcoenzima A è una molecola che non serve a un tubo di niente, viene trasformata tutto in grassi e noi abbiamo l'ipercolesterolemia. Successivamente, oltre all'ipercolesterolemia, quando tu continui a mangiare, cosa hai? L'obesità. Questo era solo per specificare quello che dici tu. Noi in tutti i nostri discorsi e principi vedi che c'è sempre l'eccesso. Quindi quello di cui noi parliamo, e io ti ho detto all'inizio, noi mangiamo il 70% di questa via. Qui ci sono le percentuali. 10% questi li abbiamo banditi, li abbiamo buttati via. Già ne assorbiamo pochi, se li abbiamo buttati via non ne prendi niente. Se tu ti mangi il 70% di questo e il 50% di questo che viene assorbito al 50%, hai appunto questi squilibri. Non che ce l'hai con lo zucchero, certo che la birra me la bevo io anche, che mi piace, che stai sveglio, a me fa stare sveglio invece che altro che l'alcol, è tutto zucchero. Per cui è sempre il bilancio, certo, la caloria, almeno 1500 calorie al giorno. Nella vita moderna, io che sto seduta sulla sedia, io anche 1000, solo che sto seduta sulla sedia tutto il giorno, il mio sport sono le rotelle della sedia, questo è l'unico sport. Poi dipende da qual è la vita. Vi faccio solo notare questa biotina. In tutti questi diavolo di meccanismi noi ci dimentichiamo sempre, e dopo volevo proprio farvi vedere anche in quella fra gli omega 3 e gli omega 6, che tutti questi passaggi non è che è una freccetta e che si sposta da questo a questo, da questo a questo, da solo. Tutti questi passaggi sono comunque determinati dall'energia, quindi più passaggi ci sono e più già tanto di base ti mangi la tua energia, a come dice lui, a non fare una bella cippa, e se vuoi andare in punta all'Everest non ci arriverai mai. In più sono tutti regolati e modulati da questi famosi elettroliti e vitamine. Quindi non è che nella immagine che vi ho fatto vedere prima abbiamo detto che gli elettroliti sono l'1%. Dice che come non me frega a me, perché ci rompono in continuazione le scatole con queste vitamine che poi abbiamo detto sono diventati anche degli ormoni eccetera, e questi elettroliti che non ci sono mai da nessuna parte. Perché non ce li siamo dimenticati? Perché in tutti questi schemi in realtà non li mettiamo. Dopo vi faccio vedere come qua l'unica che hanno segnato è la biotina. In realtà tutti questi passaggi sono regolati e quindi comandati, quindi vanno di qua o di là o di su o di giù in base alle vitamine. Se noi abbiamo detto che la crusca e il germe, che sono ricchi di queste vitamine, li buttiamo via, ulteriormente tutti questi meccanismi vanno tutti a farsi friggere e non vanno. Ti mangi lo zucchero, ti viene appunto il diabete e l'obesità, perché lo zucchero non va da nessuna parte. Se io non ho lo zinco, ve lo facciamo vedere a aprile mi sembra, se io non ho lo zinco e il cromo, tu puoi avere tutta l'insulina che vuoi, tanto lo zucchero non entra mai dentro le cellule, quindi a me mi frega alla fine di, cioè io devo sapere tutti questi step, ma devo anche sapere l'equilibrio e quindi l'eccesso da una parte o dall'altra. Le malattie tipiche, particolari, che vengono da questa parte del
chicco di riso, quindi dall'amido e quindi dallo zucchero, sono l'obesità e quindi tutta questa cosa di cui abbiamo detto, è appunto solo per farvi vedere qual era la differenza con questo, secondo me, esperimento che hanno fatto ad Auschwitz. Sapete benissimo che nei campi di concentramento hanno cercato di ammazzare queste persone togliendogli la roba da mangiare, quindi non dandogli veramente da mangiare, non dandogli il digiuno. Se noi abbiamo detto che nella nostra dieta mangiamo il 70% di cereali, loro non mangiavano il 70% di amido. Ma cos'è successo? Lo sapete cos'è successo ad Auschwitz? Loro hanno fatto i campi per ammazzare gli ebrei e poi gli ebrei morivano? No, hanno dovuto inventarsi forni perché questi non morivano, ma cosa piangevi cinese? Diventavano sempre più magri, sempre più stenici, non riuscivano più a farli lavorare, non potevano fargli fare i lavori forzati, queste cose qua, ma non morivano manco se piangevi. Quindi hanno dovuto bruciarli, gli hanno tolto il 70% di carboidrati e questi sopravvivevano. Per cui in realtà appunto determina tutta questa alterazione del metabolismo, dall'obesità e con la sindrome metabolica e il diabete di tipo 2, ricordatevi che noi parliamo di diabete il 99% delle volte che noi parliamo di diabete di tipo 2, quindi quello dovuto a questa alterazione del recettore dell'insulina che in realtà non funziona più. Quindi tu di insulina ne hai una tonnellata stimolata dai cereali, dall'eccesso di cereali, dall'eccesso di latte, che non riesce più a far entrare questo eccesso di zucchero dentro le cellule. Per cui infatti è un problema dei paesi industrializzati, perché vi assicuro che io in Africa non ho mai visto un diabete. Io ho lavorato 17 anni in Africa, non ho mai visto un malato diabetico, ok? Se non a Nairobi. L'ultimo anno che stavo in città, che stavo negli agglomerati, allora a Nairobi cominciavano a esserci gli obesi e i diabetici, e quindi noi compravamo l'insulina. Questa è quello che mangiamo, ma perché i nostri media appunto ti dicono che tu devi mangiare, vabbè, ammetto di aver preso la peggiore piramide alimentare, ma questa è la piramide alimentare di cui i nostri media sponsorizzano l'equilibrio, loro lo chiamano, e ti mettono 6 volte i cereali, ed in particolare essenzialmente poi quello che trovi al supermercato è farina bianca. Quindi paradossalmente i carboidrati bianchi sono diventati gli zuccheri a rapido assorbimento, perché poi i diabetologi ti vengono ancora a raccontare questa roba: la frutta e il pane bianco o il riso bianco, il pane bianco. Ma tra la mela e il pane bianco fatto con la farina 00, quindi abburrata al 50%, cotta alla velocità della luce, eccetera, guardate quanta differenza c'è. Questo è il glucosio puro, quello rosso scuro, bordeaux, è il glucosio puro, e il pane sta subito sotto. La pasta integrale, se fosse veramente integrale, se fosse quella veramente naturale, con tutte le cose, guardate quanto è bassa. Ma se io faccio in realtà il pane, cioè che differenza c'è con una mela? Ben poco. Allora, se noi pensiamo che questo sia tutto zucchero, cosa abbiamo? Il problema della ipoglicemia, nel senso che gli zuccheri, quello che ci hanno sempre raccontato gli zuccheri a rapido assorbimento, sono: ti do la mela e secondo me appunto il panino, la pizzetta che ti mangi, il ragazzino si mangia a colazione perché va in panetteria, ti dà il picco di glicemia, il quale ti dà il picco di insulina, e quando la glicemia va giù a te viene una fame della Madonna. E che cosa mangi? Carboidrati, di nuovo, perché a quel punto lì
comunque il tuo cervello ha bisogno di zucchero e tu vai in ipoglicemia e tu hai di nuovo fame dello stesso identico prodotto. Non ti viene fame di una bistecca, ti viene fame, ti vedi le brioche che ti corrono davanti al naso. Questa situazione qua c'è sempre di meno e quindi diventa questo circolo vizioso in cui la glicemia sale, crea appunto il picco di insulina, la glicemia crolla e ti viene una fame spasmodica sempre della stessa cosa. In più vi faccio vedere subito dopo perché questo determina una loop praticamente in cui noi abbiamo appunto questo comfort food, cioè adesso qua ho messo anche il latte, l'ho già preparato per la prossima volta, anche il latte e appunto tutti questi cereali, anche se tu sai che in realtà hai mal di schiena, sei grasso, ti farà venire tutto quello che e peggiorerà tutto quello che hai già, in realtà tu continui a reiterare questo circolo vizioso. E in particolare la fame diventa ripetitiva e incontrollabile, ma proprio perché a livello del cervello tu lo zucchero non ce l'hai, a livello delle cellule in realtà tu hai tutti questi sintomi, tu mangi come una fogna, sei grasso come una fogna, c'hai tutto il colesterolo e i trigliceridi e tutto quello che vuoi, ma in realtà dormi, in realtà non riesci a fare assolutamente niente, hai sempre fame e quindi riesci a non riesci a creare e a appunto a essere attivo nella tua vera vita. Quali sono le altre malattie oltre al appunto la vera patologia diretta dell'amido, l'obesità e l'insulino resistenza e quindi il diabete? Sono delle altre malattie metaboliche a livello della tutto il metabolismo, perché noi poi alla fine arriviamo alla cute e quindi questa è una delle malattie tipiche dell'alterazione a livello cutanea con la formazione e il mantenimento dei granulomi, dovuta però all'alterazione di tutto questo metabolismo, vedete, di tutta la dieta moderna che viene metabolizzata in modo alterato a livello del pancreas e del fegato, determina l'attivazione in realtà di tutte queste cascate che vanno sulle cellule, che vanno sulla moltiplicazione delle cellule, e quindi una delle caratteristiche dell'alterazione anche a livello cutaneo è proprio la trasformazione di questo acne che diventa sempre più resistente, persistente, e l'acne cistica. La stessa identica alterazione viene creata a livello dei tessuti superficiali, in particolare delle mucose, e quindi questa quasi epidemia, la candida ormai ce l'hanno tutti, e la candida di ogni 3x2 ce l'hai, e ogni volta che poi ti vengono le mestruazioni, che c'hai lo stress, che c'hai l'influenza, eccetera, perché la candida sta già sempre là, ad una soglia molto alta dovuta alla dieta. Dovuta a questa alterazione metabolica, appunto, con tutte queste alterazioni, poi c'è l'acidosi, poi c'è l'ossidazione, eccetera, eccetera, aumenta enormemente la proliferazione esagerata. Sapete benissimo che la candida noi ce la dobbiamo avere, ma la proliferazione è esagerata e quindi diventa clinicamente manifesta. Eccolo qua il tuo ovaio policistico. Allora, in una fase normale, questo dovrebbe essere l'alimentazione e quindi l'equilibrio ormonale normale, determina uno stimolo insulinico a livello periferico dell'ovaio e a livello cerebrale equilibrato. Se io invece sono un'anoressica e quindi riduco sia la sintesi dell'insulina, poi tenete conto che l'insulina determina comunque un equilibrio con la sintesi degli ormoni e degli estrogeni, e io vi ho fatto appena vedere prima che comunque dal colesterolo poi tutti gli estrogeni derivano direttamente a cascata,
io ho un'alterazione verso l'infertilità. E quindi l'anoressica perde la capacità, vedete che queste righe sono uguali ma sono tutte molto più sottili, ovvio che il circolo rimane lo stesso ma sono molto più sottili di questo. Ma se io invece vado ad aumentare la quantità e di nuovo a sbilanciare l'entità della mia nutrizione verso i cereali, allora io ho un aumento dell'insulina, io ho un enorme incremento della sintesi dell'insulina, e tenete conto un enorme incremento della sintesi degli estrogeni, che quindi a quel punto lì gli equilibri che avrebbero dovuto essere pari e quindi determinare questa vanno ad alterarsi. Quindi uno è l'ovaio policistico, poi diventano le alterazioni mestruali, poi ti viene la sindrome premestruale con la ritenzione idrica, con il dolore, poi ti viene l'infertilità, poi ti viene la stessa identica cosa, tenete conto che vale per l'uomo, e quindi tu hai anche l'alterazione degli androgeni e di tutto l'equilibrio sessuale e quindi la maturazione dei gameti eccetera, e quindi hai questa alterazione che vanno dall'ovaio policistico a tutta l'infertilità. Allora è vero che noi diciamo l'infertilità è delle persone stressate, è delle persone che lavorano tanto, è dei turni, è dei ritmo circadiano, tutto quello che volete, sì, ma il 50% è dovuto, dimmi. Non c'entra niente lo stress, i turni di lavoro, eccetera, passano tutti attraverso l'alimentazione. Non è, cioè lo stress va anche bene, certo che se tu lavori 14 ore al mese, 14 notti al mese, peggio. Mangi, eccetera, in modo più, diciamo, rapido, eccetera. Il 30% delle infertilità conclamate, cambiando la dieta, si risolve da sola, sì. Infertilità che hanno già affrontato vive in fecondazione in vitro senza nessun successo. Se tu non cambi l'alimentazione, non vai a cambiare questo equilibrio, in realtà tu puoi fare tutte le FIVE, telembriogenesi, tutto quello che diavolo vuoi, non cambia niente. Il vero ovaio micropolicistico non, cioè risponde esageratamente alla FIVE, non fa gravidanza. Non fa gravidanza. Sì, anzi, con la FIVET peggiori ancora, perché ovviamente se questo è uno squilibrio ormonale dall'insulina agli estrogeni, tu gli fai la FIVET che lo iperstimoli, in realtà tu non ottieni niente, fai ancora più casino e tanto non diventi, e tanto non riesci ad arrivare al concepimento, alla progressione della gravidanza. Sì, volevo dire, fate attenzione perché lo stress è l'antitesi speculare di questa roba qua, cioè nello stress. Allora qui, se noi guardiamo questa diapositiva, no? È molto interessante quello che dice. Lei è la ginecologa, per chi non lo sa, è la ginecologa del gruppo, esperta del gruppo. Guardate questo grafico, questa situazione qua, per esempio, se io sono un uomo mi predispone anche al cancro della prostata, perché io ho un eccesso di androgeni, di testosterone, se io ho una predisposizione genetica mi viene il cancro della prostata. Ma la cosa importante è, guardate le due frecce sono esagerate. Nello stress capita molto una cosa molto, molto più simile a questa di mezzo. Nello stress tu sei molto energetico, perché allora non hai più voglia di fare sesso e via discorrendo? Perché se leggete le zebre, l'ulcera, Sapolsky, tutta la letteratura sullo stress, cosa capita? Io sono stressato, produco corticotropo releasing hormone e blocco immediatamente le gonadotropine. Perché? Perché se ho un leone che mi corre dietro, mi metto a fare del sesso con la vicina di casa, così ci mangia in due e il leone fa un bel banchetto. Quindi fate attenzione che nel caso dello stress la diapositiva somiglia a questa. Quindi le persone dicono, ah, io sono energetico, voglia di fare robe, ma sesso non ne fanno e non hanno la fertilità. Ed è un discorso. Questo è l'opposto dal punto di vista, quindi non mi stupisce che quando fai la fertilizzazione in bio si comportano in modo proprio specularmente opposto, sono due pianeti diversi. Ma non esiste questa
Questi qui hanno il corticotropo-relisinormo, basta che fa rilassamento, sta tranquillo, già solo l'idea di fare una gravidanza resta incinta e la gravidanza la fa star meglio, secondo me. Invece qui hai voglia, cioè qui non, se non cambi radicalmente la dieta non resta incinta e la gravidanza diventa un macello, capite? Quindi qui avete corticotropo-relisinormo, la prima cosa che ti succede nello stress, blocchi l'asse FSH e ipotalamico, quello viene bloccato, cerebrale, fa parte del meccanismo di difesa. Quando tu rispondi allo stress blocchi gli ormoni sessuali, questo è. Ok, subito dopo, da qui a passare alla crescita tumorale, vi abbiamo già detto in tutti i modi, questi sono tutti fattori di crescita, per cui dall'insulina agli estrogeni, in realtà io produco una tonnellata, vedete questa parte rossa, io produco una tonnellata di fattori di crescita che vanno su questo recettore e ricordatevi, l'insulina, noi diciamo nel diabete hai l'insulino resistenza, non è più in grado di far entrare lo zucchero dentro la cellula, bene, ma invece la capacità replicativa della cellula che passa attraverso un altro tipo di stimolo, non è il recettore bieco dell'insulina, l'insulina si attacca, aumenta la calcemia e quindi determina l'apertura dei GLUT, dei trasportatori del glucosio, il glucosio entra dentro la cellula, non funziona. Ma invece il sistema di replicazione, di proliferazione alterata delle cellule neoplastiche funziona in un modo diverso. Quindi tu paradossalmente hai l'iperinsulinismo che ti fa crescere il tumore. Le cellule normali sono senza zucchero, ma tu fai crescere il tumore perché hai un sacco di insulina. Ed è stato confermato proprio da questi studi, hanno fatto degli studi con la metformina. Sapete che la metformina invece va a ridurre la secrezione dell'insulina, perché lui attraverso questi meccanismi cerca di ridurre l'iperinsulinismo e cerca di far funzionare meglio il recettore. Peccato che i pazienti trattati da sempre, da tanti anni, non 15 giorni, ma i pazienti trattati per tanto tempo con la metformina hanno un rischio tumorale inferiore, per cui loro riducono l'insulina, riducono il... oltre a mettere a posto il sistema metabolico, per cui sicuramente tutto questo funziona meglio, in realtà loro riducendo l'insulina riducono il rischio di proliferazione cellulare. Ultima foto di questa serie e poi prendiamo il caffè. Essendo solo zucchero, poi che cosa succede? Allora ricordatevi, questa è la prima foto su questo maledetto intestino. Vi farò vedere 7 volte l'intestino, perché da questa alterazione del cereale, che qui è uno zucchero, poi con il glutine, poi con l'alterazione degli elettroliti, delle vitamine, l'intestino si inchioda. Allora, questa enorme, di nuovo, epidemia di stitichezza è solo dovuto a questo. Primo step, amido e zucchero, cosa fa? Fermenta, come tutto lo zucchero di questo mondo, fermenta. Uno produce mattoncini, il secondo produce tutta l'aria di questo mondo. E tu mi dici, io ho la pancia gonfia, dottoressa, ho la pancia gonfia. E tu gli dici, che palle, fermenti, sei un produttore di gas. Questa roba mi sembra molto carina, perché sei una stufetta a produzione di CO2, quindi diventiamo come le mucche o qualcos'altro. Caffè.